sono Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo qua sotto, sono qua per parlarvi di una delle ultime letture che ho fatto a carattere manga. In particolare oggi vi voglio parlare di un volume di cui già vi avevo detto avrei parlato un po' di tempo fa, ma sono riuscita a leggerlo solamente adesso. È un volume che ho recuperato grazie a voi che acquistate tramite i miei link da affiliata e sto parlando di Lei e il suo gatto di Makoto Shinkai e Tsubasa Yamaguchi. Questo fa parte della collana Showcase della Dainin, una collana che mi attira tantissimo per i titoli che pubblica, che sono tutti titoli abbastanza particolari e soprattutto un po' diversi dall'ordinario. Infatti sono titoli che si indirizzano verso quella che è una letteratura manga completamente diversa o quasi da quella che si può trovare normalmente sugli scaffali, puntando effettivamente anche un po' di più a quelle che sono le librerie, quindi anche a un tipo di lettura un po' più, diciamo, level up forse rispetto alle solite serie manga che noi tutti quanti leggiamo, collezioniamo, eccetera eccetera. Ho fatto un video davvero molto esaustivo riguardante questa collana Afrodite Urania, che vi lascio linkato a fianco a me nelle schede, in cui presento alcuni titoli e parlo effettivamente un po' più nello specifico della collana con cui io mi sono approcciata proprio per la prima volta con Lei e il suo gatto, un titolo che trovo e ho trovato anche durante la lettura davvero molto affine a me come persona. Il prezzo di copertina è di 14,90 €, è un volume unico e riprende in forma grafica, in forma appunto su carta, quello che fu un breve cortometraggio fatto un po' di anni fa da Makoto Shinkai, che noi tutti conosciamo sicuramente per tante altre opere, in particolare ovviamente Your Name. Prima di parlarvi della storia vorrei un attimo far vedere il disegno, perché il tratto di Tsubasa Yamaguchi mi è piaciuto davvero tantissimo. È un tratto che comunque è molto semplice, ma allo stesso tempo trovo essere davvero molto espressivo per quanto riguarda i personaggi, ma non solo quelli umani, anche quelli comunque felini, in particolare ovviamente quello di Chobi, il nostro gatto domestico. Mi sono piaciuti davvero tanto questo uso dei chiaroscuri, dei neri, bianchi e grigi, soprattutto neri e grigi, che vanno a dare quel tocco secondo me di profondità al disegno e a renderlo molto più vivo e vivido, e questa cosa io l'apprezzo tantissimo all'interno dei tratti delle tavole di manga, perché mi danno un senso più di profondità e di realtà del disegno stesso, quindi io è un tratto che ho apprezzato moltissimo. Per quanto riguarda la trama, quello che siamo davanti è una storia nella sua superficie davvero molto semplice, perché comunque vede quella che è la vita quotidiana di questa ragazza e di Chobi, che è il suo gatto, a partire da quello che è stato il loro incontro in una giornata di pioggia e quello che poi proseguirà dopo di stagione in stagione. Quello che vediamo noi tramite gli occhi di Chobi in particolare è la quotidianità, la vita di tutti i giorni che lui vive all'interno dell'appartamento della sua padrona, e vediamo anche quello che lei vive durante la sua giornata, durante la sua quotidianità. Chobi adora la sua padrona, la ama follemente, la trova sempre bellissima e la aspetta ansioso tutto il giorno, attende il suo ritorno alla sera una volta finito di lavorare. Vediamo anche quella che è la loro vita letteralmente, fra momenti più luminosi e momenti più oscuri, dettati proprio da quella che è la vita vera e propria, che non sempre si presenta rose e fiori, non sempre ti rende tutto facile e soprattutto non sempre ti porta a vivere dei momenti felici, che siano questi dovuti al lavoro, alla famiglia, alla quotidianità, alle amicizie, a tutto quello che comunque circonda quella che è effettivamente la vita, ma in particolare, soprattutto per quanto riguarda la nostra protagonista umana, il sentirsi letteralmente, almeno all'inizio, inadeguata all'interno di una società dove comunque tutto è già ben prestabilito, già è ben tutto collaudato, in cui lei si sente esclusa in qualche modo, in cui non riesce ad affermarsi da un'altra parte. E molto spesso questo la porterà a cadere all'interno dello sconforto e ad apparire anche abbastanza strana, ma allo stesso tempo sempre bellissima agli occhi di Chobi, che in qualche modo, anche solo tramite la sua presenza, cercherà sempre di sostenerla, di starle vicino e di in qualche modo farle capire che non è e non sarà, finché ci sarà lui, mai sola. Mi sono ritrovata molto all'interno di questa storia per molti aspetti, a partire innanzitutto dalla questione gatti. Sapete io quanti gatti abbia a casa, quindi mi ritrovo molto davvero all'interno di quelli che sono gli sguardi che loro si scambiavano, il modo, ecco, anche di vivere, di parlare, di stare con un animale, il fatto di comunque renderli abbastanza quella che è al nostro pari, perché io non li considero solo animali, per me sono elementi fondamentali della mia vita, della mia famiglia, come diventerà addirittura anche Chobi proprio per la sua padrona umana. E soprattutto mi sono
sono ritrovata anche molto all'interno di quello che è il fattore trovarsi assolutamente inadeguati all'interno di quella che è una società che molto spesso non ci accetta per come siamo realmente e ci porta a dover cambiare ed essere diversi da quello che siamo per riuscire in qualche modo ad entrarci e a omologarci a tutto il resto del mondo, che un po' è quello che spaventa effettivamente la nostra protagonista, o almeno questo è quello che io ho captato durante la lettura e l'esplorazione dell'interiore della nostra protagonista. Ed è una cosa che, ripeto, mi ha rispecchiato molto, mi sono vista davvero tantissimo in lei. Un volume che mi è piaciuto davvero tantissimo, non è sicuramente un volume eccelso per molti aspetti, però le sue 4 stelline se le è prese, perché comunque è riuscito a toccarmi il cuore davvero per tante cose, a partire dal rapporto appunto fra i due protagonisti e tutto quello che comunque li andrà a circondare, gioie, dolore, disperazione, tutto quanto. Io ve lo consiglio assolutamente se amate i gatti e se cercate comunque una storia che in un modo o nell'altro parla di quella che è la vita, di quella che è la quotidianità che ci circonda tutti i giorni e soprattutto se avete un animale al 100% lo apprezzerete quanto comunque l'ho apprezzato anche io. Ora sono assolutamente curiosa di recuperare altri volumi della collana Showcase perché sono tutti assolutamente interessanti e mi attirano tutti quanti dal primo all'ultimo, quindi mi metterò sicuramente al recupero di qualcos'altro. Anzi, se avete qualche titolo in particolare che vi è piaciuto, che mi consigliate, lasciatemelo pure scritto qua sotto, che io prendo visione, mi informo per bene e ovviamente andranno a finire tutti quanti nella wishlist. Ok ragazzi, il video è terminato. Fatemi sapere qua sotto se voi avete mai letto Lei e il suo gatto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto e in generale che cosa ne pensate. Magari se avete visto anche il breve cortometraggio fatto da Makoto Shinkai. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi nel caso non vogliate perdere i prossimi video. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo prestissimo sul canale con nuovi video. Ciao!